tragedia nella provincia di Arezzo. Al culmine di una furibonda lite, una donna ha ucciso il marito colpendolo alla testa con un mattarello. È successo in un'abitazione di Ternova Bracciolini, sita in Viale Case, poco dopo le 22.30 di ieri sera. La vittima, Enzo Canacci, aveva 62 anni ed era una figura particolarmente conosciuta sul territorio. Per molti anni, presidente dell'Avis locale e da tempo gravemente malato. Alla base del folle gesto della donna, stando alle prime ricostruzioni, vi sarebbero le continue liti con il marito, l'ultima delle quali avuta luogo ieri pomeriggio, poi finita poche ore dopo in tragedia. Clara Sannini, 58 anni, avrebbe confessato tutto alle forze dell'ordine una volta giunte sul posto. Un colpo mortale con un'arma anomala, il mattarello della cucina, è infatti bastato a porre fine alla vita del marito. È stata la figlia 25enne dei due coniugi a scoprire la tragedia appena consumata. Una volta rientrata in casa, il corpo del padre riverso a terra in un lago di sangue, la madre poco distante, seduta sul divano immobile. Inutile la chiamata ai soccorsi, alla testa fracassata, avrebbe riferito la figlia, inizialmente pensando ad un'accidentale caduta. Ma al loro arrivo Canacci era già morto, non hanno dunque potuto fare altro che constatarne il decesso. Una corsa contro il tempo, intervallata da un folle gesto, il tentativo della donna di uccidersi ingerendo alcuni medicinali, per poi essere trasportata anche lei in ospedale. I militari dell'arma sono adesso al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Maxi operazione della Guardia di Finanza in tutta Italia. Al centro un giro di corruzione incentrato sul rilascio dell'abilitazione all'insegnamento. Concorsi truccati che hanno portato a 150 perquisizioni in tutta la penisola tra uffici pubblici e privati, sulla scia di un'inchiesta partita dalla Procura fiorentina e denominata chiamata alle armi. Si parla di una fitta trama di accordi sottobanco messi in campo tra alcuni docenti universitari di diritto tributario di vari atenei italiani e finalizzati a rilasciare l'abilitazione all'insegnamento ad alcuni candidati rispetto ad altri, annullando ogni sistema meritocratico. Un bilancio pesantissimo, quello stilato dalle Fiamme Gialle, con 59 persone indagate, tra loro anche un ex ministro, Augusto Fantozzi, oltre a 7 professori universitari, da Livorno a Siena, da Lecce a Napoli, fino a Bologna e Roma, e all'interdizione per un anno dall'attività accademica per altri 22 docenti. Per tutti l'accusa è di corruzione. Il GIP del Tribunale fiorentino, Antonio Pezzuti, parla di totale spregio del rispetto del diritto proprio da parte di professori che sarebbero deputati ad insegnare il valore di esso. Un'indagine scaturita dalla denuncia di un ricercatore fiorentino, candidato al concorso per l'abilitazione all'insegnamento e indotto da alcuni professori universitari a ritirare la propria domanda al solo scopo di favorire un altro candidato, meno qualificato. In questa vicenda voglio andare fino in fondo, ha commentato la ministra della pubblica istruzione, Valeria Fedeli, annunciando entro ottobre un codice di comportamento a cui il suo ministero sta lavorando insieme all'autorità anticorruzione. 4.000 docenti, 150 espositori istituzionali e associativi, 100 workshop. Sono questi i numeri della prima edizione italiana di Didacta, la più importante fiera europea dedicata al mondo della scuola e dell'educazione. Didacta è nata in Germania e in questo paese si è svolta per oltre 50 anni. L'edizione italiana è stata presentata nella sede della Giunta regionale e si svolgerà dal 27 al 29 settembre alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. È la prima volta che si internazionalizza, cioè che esce, che travalica i confini della Germania, quindi ospitarla in Italia, in Toscana, a Firenze, è per noi un grande onore. Didacta sarà quindi per 3 giorni un luogo di dialogo e confronto sulle buone pratiche della scuola e dell'innovazione, attraverso convegni, seminari, laboratori, mostre e una moltitudine di eventi per gli studenti e le famiglie che si svolgeranno nelle piazze e nei palazzi storici di Firenze. L'edizione italiana di Didacta è il risultato di un'importante collaborazione istituzionale. C'è stato un lavoro del comitato organizzatore importantissimo, noi abbiamo partecipato come Regione Toscana, insieme al Comune di Firenze, insieme al Ministero, al MIUR, insieme a Indire, naturalmente insieme alla Fiera di Firenze, alla Camera di Commercio Italo-Tedesca. La Regione Toscana sarà presente a Didacta con uno stand realizzato grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Lo stand ospiterà seminari tecnici rivolti al mondo della scuola e alla presentazione di iniziative e progetti realizzati dagli studenti toscani nell'ambito di azioni di sistema promosse dalla Regione.